È il circuito internazionale di Napoli a Sarno, il teatro della quarta prova sud dei Trofei Malossi, l'ultima della stagione 2010 che si corre in cartodromo. Tre le classi in pista sono la Scootermatic Super Scooter Italia Sud, la Scootermatic Sud e la GP80. Quest'ultima disputa due manche di 12 giri contro i 10 giri in programma per le altre due categorie. La Scootermatic Italia si preannuncia combattuta sin dalle qualifiche con Paduano più veloce di La Lingua del campione in carica Mendogo. La Lingua parte forte e impone il passo su Melone, Paduano e Mendogo. Davanti le posizioni sono consolidate, ma da dietro Picca risale e guadagna praticamente una piazza al giro. Passa prima Sambucci, poi Del Mastro e Mendogo. Da metà gara la Lingua consolida il vantaggio girando fortissimo, ma anche dietro la tensione è alta. Mendogo e Sambucci non si risparmiano e alla fine ne fanno le spese Del Mastro e Picca, esclusi dalla rosa dei primi cinque. In finale di manche Paduano resiste agli attacchi di Melone e arriva secondo dietro alla Lingua, mentre Mendogo è quarto. L'eccessiva foga allo start di gara 2 costa alla Lingua 30 secondi di penalità e comunque nelle prime tornate davanti c'è Melone. Al terzo giro la testa di gara si rivoluziona, la Lingua va al comando seguito da Del Mastro, che però subito dopo perde posizioni. Così a tallonare il primo è di nuovo Melone, fino a che non lo sopravanzano Paduano e Mendogo. Ancora colpi di scena nel finale, Paduano ha un problema e concluderà sesto, mentre Mendogo prende la bandiera a scacchi alle spalle di La Lingua e, considerato che questi è penalizzato, di fatto vince. Dietro al Romano chiudono Melone, Picca e un valido Baldi. Gara 2 molto meglio di gara 1, cos'è cambiato? Ho sistemato bene la trasmissione, in gara 1 ho avuto un po' dei problemi, in gara 2 era perfetto, sono visti i risultati. Ciao. Nelle crono dell'affollatissima Scootermatic Sud, Gargiulo è il più veloce e parte a razzo dalla pole position. Mastro Berti, scattato dalla seconda posizione, e Formisano, che chiudeva la prima fila, risalgono di prepotenza ed è quest'ultimo che già al terzo giro si piazza in testa. Gli inseguitori Mastro Berti, Gargiulo, Telesca e Sciarrino lottano senza esclusione di colpi, ma all'ottavo giro Telesca chiede troppo al suo mezzo, scivola ed è fuori dai giochi. Alla tornata seguente Gargiulo passa Mastro Berti, ma poi sbaglia perdendo posizioni. Se ne avvantaggiano Sciarrino e Musella, che tagliano il traguardo alle spalle di Formisano e Mastro Berti. In gara 2 Gargiulo anticipa un pelo la partenza e sarà penalizzato. Dopo un primo giro in testa non resiste al determinato Formisano, che prende il comando mentre Telesca prova a stare coi primi finché un problema lo costringerà a rallentare. Quando l'ordine sembra stabilito, a sorpresa risale Mastro Berti, che prima attacca Sciarrino e poi strappa la terza posizione a D'Urso. Viene su anche Musella, che si incolla alle spalle di Mastro Berti. Pur dovendo scontare 30 secondi di penalità, Gargiulo si toglie la soddisfazione di tornare in testa all'ultimo giro e termina davanti al vero vincitore, Formisano. Seguono Mastro Berti e Musella. Luciano Formisano, hai vinto sopra moltissimi problemi. Allora, sono avuto molti problemi al motore, sono andato a casa, ho riuscito a mettere il punto del motore e sono venuto qua e ho vinto lo stesso. È la gara di casa. Siamo insieme a Riccardo Malossi, che ci spiega le operazioni preliminari di segreteria del sabato quando si arriva in circuito. La prima cosa che devono fare i piloti al sabato mattina quando arrivano in circuito è ritirare il programma della giornata di sabato, dove si svolgono le prove libere, e anche il programma della gara, che comincia dal momento in cui viene effettuata l'iscrizione, che avviene qui in segreteria. I prestiti di turni di prove libere sono molto competitivi e i turni sono studiati perché entrino in pista delle moto con delle prestazioni abbastanza equivalenti per non creare pericolo. Allo stesso tempo la pista è omologata per un certo numero di piloti e non esiste la possibilità che entrino in pista più moto di quelle per cui è stata rilasciata l'omologazione della pista stessa. Il sabato pomeriggio si entra nel vivo del weekend di gare. Arrivano i due commissari federali, uno va alle verifiche tecniche, l'altro va in segreteria. Parliamo delle operazioni di segreteria in dettaglio.
In segreteria i piloti devono recarsi per effettuare l'iscrizione alla gara vera e propria. Questo implica il fatto che devono presentare la licenza FMI, attraverso la quale sono riconosciuti dal commissario delegato. A seguito del versamento delle quote della tassa di iscrizione, al pilota viene rilasciato un cartellino che attesta la sua idoneità a partecipare alla gara e con il quale potrà recarsi in parco chiuso per sostenere le verifiche tecniche pre-gara, a seguito delle quali non gli resta che entrare in pista. La sorpresa della GP80 è Barbato, che in prova si è piazzato alle spalle del mattatore Francesco Pellegrino, precedendo Chianese e Bianculli. In partenza prende il volo Pellegrino, mentre Ciampa accusa problemi alla sua Aprilia ed è costretto a una gara conservativa. Subito si formano un paio di trenini, Chianese, Barbato e Bianculli lotta per andare a podio, Costabile ancorato alla quinta piazza e poi Mastro Simone, Greco e Sansanelli, che però scivola al settimo giro ed è costretto ad abbandonare. Il finale vede Pellegrino in vantaggio incolmabile, fuggire verso la vittoria, mentre dietro di lui Chianese ha la meglio su Barbato e chiude secondo, Bianculli è quarto. In gara 2 Barbato parte incollato a Pellegrino, li insegue Chianese che però al secondo giro finisce fuori pista coinvolgendo Bianculli, a sua volta costretto a perdere la traiettoria. Ciampa tenta un iniziale recupero ma ha di nuovo problemi e così la lotta per il terzo gradino del podio si sposta sul quartetto composto da Mastro Simone, Costabile, Sansanelli e Greco. Fra loro la spunta Costabile, che all'ottavo giro mette a segno l'attacco su Mastro Simone, ma taglierà il traguardo con grande distacco dai primi due, Pellegrino e Barbato, che vedono la bandiera a scacchi separati da meno di un secondo. Hai vinto davanti a un Barbato parecchio aggressivo. Sì, ma alla fine l'ho spuntata io.